Beh, è stato un viaggio abbastanza difficile, diciamo, oggi. È stato un viaggio insostenibile. Con treni poco accoglienti. Non so come ci sono. No, in realtà andiamo a Campanedda. Campanedda. Che non è naturalmente indicata. Siamo praticamente in autostrada. Praticamente sta per arrivare la notte. Sta per arrivare la notte. Il mio paradiso. Avremo ancora un'ora e mezza di pedalata più o meno. E allora si chiude l'appuntamento di questo martedì 10 posso aprile con le gambe? Prima News. Grazie a Nicolone, grazie a Marica Centralina, anche a Diego Bianchi. Ti sicuramente ti arruoleremo in qualche coro in cui tu potrai dare il meglio di te stesso, perché non nel tuo, non no, invece dovevo fare una bella proposta, allora niente, lascia stare, vai. Saranno liberi, sono pieni. Ce ne abbiamo, va. Lo so, va bene. Io credo ci che la radio non aiuti. Adesso c'è la redazione, andiamo da Alessandro Calderoni e poi chi arriva e poi c'è Marchino Alessandro Calderoni in versione Calderoni Calderoni sì, sono un passo pompato. Buona serata a tutti da Alessandro Calderoni. Resiste e contrattacca la vicepresidente del Senato Rosy Mauro, leghista, che durante la registrazione di Porta a Porta da Vespa spiega di non avere intenzione di fare un passo indietro. Dice: non ho nulla da nascondere, non vedo perché dovrei dimettermi. La Lega deciderà entro venerdì in merito alla sua espulsione nell'ottica della pulizia invocata anche da Maroni su Facebook pochi giorni fa. Questa sera intanto a Bergamo lo stesso ex ministro dell'interno Maroni e lo stesso ex leader leghista Bossi saranno sul palco durante la manifestazione di orgoglio del Carroccio. Piazza Lega Pride. Ci siamo persi. Colpa tua. Colpa tua. Peraltro. Adesso faccio The Blair Witch Project. Col carretto? No, il carretto lo mettiamo di fianco. Buonasera! Posto di blocco. Buonasera. Ciao. Piacere, Secchi. Maurizio, piacere. Maurizio. Buonasera. Sì, ci sta. Maurizio. Roberto. Ciao. Ok. Vabbè, prendi la moto. Vabbè, non viene col carrello.